Hey Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Maxi Enduro è fuori strada, un argomento che da anni infiamma le discussioni dei motociclisti. Da una parte troviamo chi diffida dei pesi importanti delle Maxi Enduro e che demonizza in parte giustamente tutto ciò che pesa con il pieno più di 140, massimo 150 kg. Dall'altra parte invece troviamo quelli con il sogno dakariano nel cuore e ammaliati, per non dire ingannati, dal marketing delle case motociclistiche, che affidano i propri modelli di Maxi Enduro a professionisti in grado di effettuare manovre che avrebbero difficoltà a padroneggiare persino gli enduristi e crossisti amatoriali più smaliziati su moto per lo più specialistiche. Un'abile illusione che convince l'utente medio ad acquistare questi modelli, anche se spesso saggiamente i più decidono di usarle su strade bianche o addirittura di usarle solo su strada, attratti comunque dal semplice comfort e da cerchi e sospensioni in grado di affrontare gli asfalti sempre più disastrati che ci sono in giro. Nel mezzo degli schieramenti poi ci sono io. Come potete notare da questa foto, il video che vedrete non è stata una passeggiata di salute per il sottoscritto. Penso che però il reale valore di una Maxi Enduro possa essere restituito da un video come questo, che state per vedere, dove ho deciso di battezzare la mia nuova Honda Africa Twin con un fuoristrada a detta di un mio amico un pochino bastardo, semplice e adatto ad una moto nuova senza protezioni e con 2000 km di vita. E mi sento anche di aggiungere guidata da un motociclista molto fuori forma, con praticamente zero esperienza in fuoristrada con una Maxi Enduro, a parte qualche leggera esperienza di motocross con moto pesanti meno della metà della Frigona e con le quali comunque mi sono cimentato in quello che mi riesce meglio, ossia lanciarmi in terra. Dopo questa doverosa intro saliamo in sella e scopriamo come si comporta l'Honda Africa Twin CRF 1100L in mano ad uno scarso comune mortale come il sottoscritto. Buona visione! Tanto ripida? Ed eccoci, mentre ci accingiamo a partire con il giro, io dovete sapere che non ho mai guidato una moto così pesante in fuoristrada un po' più tecnico e avevo il terrore di rimanere bloccato su una salita. E quindi eccoci qui, vediamo un po' cosa succede. No, Ludovì, no, 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 no! Allora, qua mentre il buon Valerio soccorre Ludovico, io già inizio a pensare: ma che cacchio me l'ha fatto fare? Passare sui tubi in PVC, ragazzi, non sembra, ma è veramente, veramente tosto. La ruota slitta, non fa aderenza. Con una moto pesante, come è successo con Ludovico, basta un attimino di sbilanciamento per rovinare a terra. Sei pronto, Med? Vai, bravo, bravo, vai, bella, sei andato, vai! Piena più dritta possibile! Vai, bravo, bravo, vai, bella, sei andato, vai! Però almeno già ho sdoganato il fatto di fermarmi in salita, anche se comunque il peso si sente, la moto tende un po' a rivenire giù quando ti fermi nel punto sbagliato, diciamo. Alleggerisci la Vabbè, in qualche modo l'ho fatta. Voglio piangere! No. Ok, qui ho faticato un pochino per quanto riguarda prendere il gas in mano e a misurare tutto con la frizione, perché comunque non sembra, la GoPro appiattisce tantissimo, ma c'è una pendenza assurda. Adesso vi metto anche una piccola clip del CRF di Valerio mentre supera lo stesso pezzo che usava un angolo un po' più stretto, così capite sia da come sforza il motore e sia dall'inclinazione che pendenza era. È un bell'inizio, no? Portacci loro! Vai, vai! Emotional damage! Arrivato.
Ok, dopo questa piccola sosta per cercare di riprenderci, come non ha funzionato, ripartiamo. Adesso il terreno è un po' meno insidioso, meno sassi, è sempre una salita, bisogna sempre stare comunque attenti, non conosco il percorso, è la prima volta che ci vado con una maxi enduro e inizio già a essere meno lucido e questa condizione andrà sempre di più ad aumentare, quindi mi vedrete pian piano tenere proprio un'andatura anche in alcuni punti dove sembra facile come qui, l'andatura comunque molto prudente e conservativa, perché appunto avevo già perso proprio lucidità mentale, mi sono stancato veramente tantissimo per fare penso quei 2-3 km, non lo so quanto sarà stata di salita così con le rocce. Allora, mentre Marco si diverte, perché io sono già un uomo finito, grazie a lui, grazie a te, sì. Anche se adesso sembra che mi sto rivolgendo a voi spettatori. Sì. Dice no, tranquillo, è il pezzo ideale per andare con una moto che c'ha appena 2000 km. Sì. Non ti alleni da una vita, sei diventato... 1400 km. Sì. Honda CRF 300L, compratela. Africa Twin 1100, differenza di peso, differenza di prezzo. Anche dei cavalli. Anche vabbè, scusami, da oggi potrei vendere in maniera più completa l'Africa Twin, perché potrai raccontare la tua esperienza all terrain con la moto, viaggio, fuori strada. Mi vorrei infilare dentro quella mangiatoia d'acqua e rimanere là a mollo. Ok, la sosta è finita, adesso proseguiamo. Un piccolo trasferimento su asfalto che con le gomme un pochino sgonfie è stato molto strano, però necessario sgonfiarle per il tipo di condizione che abbiamo incontrato su quei sassi lì con le gomme completamente gonfie, non mi sarei trovato bene. Per chi se lo stesse chiedendo, sotto avevo le Metzler Karoo Street, quindi gomme che escono di serie, versatili e sulle quali poi spenderò qualche parola in un altro video. Ok, sembra che ce l'abbiamo fatta. Occhiata veloce all'abisso, da cui siamo emersi e procediamo con il resto del giro. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night, I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. I'll fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me, who wants to be something. I bleed with every word coming. I would rather die than be someone who's not. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. 'Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. 'Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Epimediologo. Epidemiologo delle malattie infettive. Quella la strada là! Dai. Hai fatto una YouTube pupa da solo! Questo ha detto non glielo dì a lui, che c'è sta di mezzo! Niente! È l'ultima salita! Dei sassi? No! Parti largo. Ok. Curva a destra, devi tagliare, entra la parte interna, perché poi la parte esterna a un certo punto diventa sconnessa e te porta fuori. Parti largo. Comprate il BMW, ma fatelo col vostro GS de merda, sta roba senza esperienza, perché se c'è esperienza è in conto, senza esperienza vediamo se guadate, capito? Tutto c'è con 6 anni di garanzia e 20 al litro di consumo. Solo la domenica, se cascavo adesso era il colmo. Impressione a caldo. Impressione a caldo? Sta moto è perfetta.
sono riuscito a fare cose che non pensavo di essere in grado di fare con una maxi enduro. Ma pure guadato, che vuoi? Col fiume secco, ma ho guadato. Salve, sono Bus 63. Vi ricorderete di me per trappole agli amici in moto. Solo il primo pezzo è un po' brutto, però l'ha fatto pure l'altra volta con Ludovico. Avevo visto il video, non era così. Era un pezzo simile, non l'avevo fatto quello. Sì, è un pezzo di merda, hai capito? Salve. È un pezzo di merda. Scusa, io dovevo fare in modo di mettere te in condizione di portare al limite la tua moto. Il problema è che è arrivato prima il tuo limite e quello della tua moto, perché l'Africa Twin è una signora moto, è la moto da Cristo. Cioè, io non l'ho appoggiata senza allenamento, senza un cazzo, non ho mai guidato una maxi enduro in fuoristrada un po' più spinto, eppure si è difesa non alla grande, di più. Ma adesso spero di non aver lasciato segni permanenti a livello dei graffi e cose coi rami, però sui sassi, sui single track, su qualsiasi tipo di percorso si è difesa veramente più che egregiamente. In questo caso il limite, come nella maggior parte dei casi, è più del pilota che della moto, però adesso cercheremo di fare anche qualche corso specifico per riuscire insomma a governare quest'Africa veramente con tutti i crismi giusti. 15.350 l'Africa Twin ve la portate come quella dei Mad, ho preso pure il 2,35 litri in alluminio e il parabrezza avete montato. Praticamente è una Max Adventure pronta per tutto, avete il sistema infotainment con Apple CarPlay. Sì, va bene che devi spiegare tutto, io ti dicevo solo di dove stai, dove lavori. Latina, GTA. Latina, so della Latina. Honda Auto, Honda Moto, via Piave 75. È già il nome per i nostalgici, anche qui roviniamo un'altra ripresa. Comunque, grazie per averci seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un commento sotto, fateci sapere che cosa ne pensate. Abbiamo Ride Adventure Sport, quindi quella col serbatoio grande, top di gamma. Se venite da me a Latina potete fare un test ride gratuito di 20-30 minuti dell'Africa Twin Adventure Sport L4, quindi il modello subito superiore a quello di Mad con equipaggiamento leggermente maggiore. Anche la di moto, e ve fate l'idea, pure voi ce l'avete. Sì. Vedi la prossima maledetta Africa, allora Latina o Viterbo, dove volete. Forza.